Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del basilico. E forse non tutti sanno che il basilico, oltre ad essere un ottimo alimento, che serve per insaporire moltissimi piatti, ma anche per preparare il pesto, è anche utile per scacciare insetti molesti. Questo grazie alla presenza dell'eugenolo, che è responsabile dell'odore caratteristico del basilico. Questa pianta aveva grandissima rilevanza nell'antichità. Lo dimostra il fatto che il suo nome deriva da Basileus, che in greco significa re, e Basilicum, che significa reale in latino. Inoltre, nella religione induista, il basilico, la varietà di basilico Tulsi o Tulasi, è considerata una pianta sacra, proprio perché era il simbolo della dea della fertilità. Il basilico è a tutti gli effetti un alimento, perché contiene molte vitamine, sali minerali e aminoacidi, ma anche altri utilizzi. Per esempio, l'infuso può essere utile come digestivo, può essere utile anche in caso di artrite, e anche per contrastare gli stati d'ansia e lo stress. Il basilico è utile anche per alleviare il mal di gola, quindi potreste fare dei gargarismi con l'infuso. È utilizzato anche in preparazioni cosmetiche, per esempio l'infuso è un ottimo tonico per la pelle, quindi potreste utilizzarlo come tonico per il viso, oppure potreste utilizzare sempre l'infuso come ultimo sciacquo per i capelli, in questo modo li renderete più lucenti. E quello che comunque prepareremo oggi è uno spray anti zanzare. Oltre al basilico, per preparare lo spray anti zanzare utilizzerò anche le foglie di menta. La menta infatti è utile anch'essa per allontanare gli insetti. Quindi per prima cosa preparerò un infuso con foglie di basilico e foglie di menta. Mettiamo a bollire 200 ml di acqua distillata e cominciamo a raccogliere delle foglie di menta e di basilico. Consiglio di raccogliere le foglie da piante abbastanza grandi, quindi di almeno 10 cm di altezza. Questo perché si sospetta che piante più piccole possono contenere una sostanza potenzialmente cancerogena. Dobbiamo lavare e asciugare bene le nostre foglie proprio per eliminare qualsiasi traccia di terra. A questo punto possiamo aggiungere le foglie all'acqua bollente e lasciare in infusione fino a completo raffreddamento. Ricordatevi di coprire con un coperchio per evitare che i principi attivi evaporino. Per poter estrarre meglio i principi attivi, vi consiglio di schiacciare le foglie con un cucchiaio, o sarebbe anche meglio versare nell'infuso le foglie comunque già tagliate. Preparare lo spray anti zanzare è semplicissimo, e quello che ci serve è l'infuso di menta e basilico. Poi ci serve un alcol per liquori, quindi a 95 gradi, e poi possiamo anche arricchire questa ricetta aggiungendo degli oli essenziali, anche per aumentare l'efficacia del prodotto. Però può bastare anche solo l'infuso e l'alcol per creare un buon prodotto. Come sempre, vi consiglio, prima di utilizzare il prodotto, di effettuare un test allergico, quindi applicando su una piccola parte della pelle e aspettare 24 ore. Inoltre, le preparazioni che contengono oli essenziali sono da evitare in caso di gravidanza, quindi sicuramente sarà meglio preparare lo spray solo con l'infuso e l'alcol, secondo le proporzioni che vi dirò, ma non utilizzate oli essenziali perché è meglio evitare in gravidanza. Gli oli essenziali
più importanti, diciamo, più utili, sono quello di citronella e quello di geranio. Poi potreste anche aggiungerne altri, ma direi di arrivare al massimo a 3-4 oli essenziali in totale, proprio per evitare fenomeni allergici. E gli altri oli essenziali che potreste utilizzare sono il tea tree oil, che è l'olio di malaleuca, olio essenziale di malaleuca, che è una pianta molto utile per tanti problemi legati alla pelle. Sicuramente farò poi un video apposito. E poi l'olio essenziale di lavanda, o l'olio essenziale di bergamotto, o l'olio essenziale di menta piperita. Quindi potreste utilizzare questi due, citronella e geranio, e poi sceglierne uno, due al massimo tra questi. Se volete aggiungere l'olio essenziale di bergamotto, ricordatevi però che il bergamotto è fotosensibilizzante, quindi potrete poi utilizzare questo spray solo la sera, perché non, dopo aver applicato sulla pelle questo spray, non dovrete esporvi al sole. Inoltre gli oli essenziali comunque possono essere allergizzanti, possono comunque dare problemi alla pelle, quindi non deve essere utilizzato ogni giorno questo spray, e sarebbe meglio applicarlo sui vestiti e non sulla pelle. La prima operazione che farò sarà pesare 20 grammi di alcol alimentare. Adesso verseremo pian piano le gocce di olio essenziale nell'alcol per scioglierle all'interno. Per prima cosa quindi versiamo gli oli essenziali di citronella e geranio. Gli altri oli essenziali che utilizzerò sono lavanda e bergamotto. A questo punto mescoliamo un po' per favorire lo scioglimento degli oli essenziali nell'alcol. L'alcol, oltre a sciogliere gli oli essenziali, servirà anche a conservare il composto.